comincia questo campionato di Serie B. Noi abbiamo, diciamo, speso molto in termini fisici più che altro per l'impegno profuso in questo inizio di preparazione. Speriamo, siamo sicuri che i ragazzi daranno le nostre conferme, ci sarà un'armonia, ci sono le motivazioni giuste, ci sono tutti gli ingredienti affinché la cosa si possa far bene. La prima sfida è prevista per sabato 11 gennaio alle 13 nella piscina Scandone, dove la Zurich Barbato Cesport del presidente Giuseppe Esposito debutterà nel campionato di Serie B di pallanuoto contro la Rari Nantes Taranto. La presentazione della squadra napoletana neopromossa nel torneo cadetto si è tenuta stamane presso il Circolo Ondina Club in via Posillipo, alla presenza tra gli altri del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Napoli è protagonista nello sport, in tutte le discipline, ancora una volta la pallanuoto, ancora una volta tutti insieme con un gioco di squadra, quindi i ragazzi, i giovani, le associazioni, il comune, le federazioni, il CONI, si sta facendo un gioco di squadra per fare sempre di più Napoli la città dello sport. Noi nelle prossime settimane chiuderemo la bozza di regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi, soprattutto quelli della ex legge 219, un lavoro di squadra anche qui che stiamo facendo in particolare con il CONI, metteremo attorno allo stesso tavolo il Comune, il CONI, le federazioni e le associazioni, attraverso una procedura di evidenza pubblica saranno assegnati e noi contiamo per la fine della primavera, l'inizio dell'estate, di chiudere tutte le procedure amministrative in modo che da agosto-settembre, quando comincia l'attività, ci saranno tutti gli impianti della nostra città affidati, quindi una cornice giuridica certa, elimineremo la precarietà, ci sarà stabilità, ci sarà certezza e quindi ancora di più daremo una risposta all'altissima domanda di sport, soprattutto giovanile, che c'è nella nostra città.